Conspiracy, Take the Crown, carte non draft, parte 2, vai Luca! Benvenuti a questa seconda parte di Conspiracy, Take the Crown, dove vedremo quelle carte che non hanno un utilizzo esclusivo per il draft. Magari sono, magari hanno anche un effetto carino per il draft, ma hanno un effetto che va bene anche giocato in partite normali. Alcune di queste carte che vedremo sono carte, come posso dire, dal gusto un po' multiplayer, perché essendo una espansione strutturata intorno a partite svolte in modalità con più giocatori, alcune carte vedremo che sono state inserite proprio perché quando si è in più di due giocatori l'effetto diventa molto più interessante. Ma ci sono tranquillamente anche carte molto belle per l'uno contro uno. Andiamo un po' a vedere. Cominciamo con le carte nuove, carte che escono per la prima volta con Conspiracy. Ecco qua, Custodi Soul Caller, tankatura 1-2 a costo 3, di cui due bianchi, umano chierico. Ha una nuova parola chiave, che è melee, in italiano l'avrebbe tradotta con mischia. Cosa dice? Quando questa creatura attacca, guadagna +1/+1 fino alla fine del turno per ogni avversario che tu hai attaccato con una creatura in questo combattimento. Se si tratta semplicemente di un 1 contro 1, staremo attaccando solo un avversario, quindi prenderà solo +1/+1. Ma se stiamo giocando contro altre 4 persone e abbiamo 4 creature diverse, possiamo mandare ogni creatura all'attacco di un avversario diverso. Facendo così, ogni carta che abbiamo in campo con mischia guadagnerà +4/+4 per questo combattimento, perché stiamo attaccando 4 avversari diversi. Quindi più si è, più è il potenziale di questa meccanica, che è sicuramente una meccanica creata per il multiplayer. Ma non si ferma qui questa carta, perché ha anche un effetto aggiuntivo molto carino. Dice che quando Custodi Soul Caller attacca, puoi far tornare sul campo di battaglia una carta creatura con costo di mana X o meno dal tuo cimitero, dove X è il numero di giocatori che ha attaccato con una creatura in questo combattimento. Quindi non solo se stiamo attaccando 4 giocatori diversi, come nell'esempio di prima, si becca un +4/+4, ma in più potremo rimettere dal cimitero in campo una creatura con costo 4 o meno. Quindi facciamo danno e ci riprendiamo pure una bella creatura. Abbiamo visto mischia o melee, ora vedremo un'altra meccanica introdotta da Conspiracy, che è la meccanica del monarca. Vediamo un po' questa carta qua cosa dice. È una 2-5 a costo 6. Un soldato gigante, una creatura. Quando entra nel campo di battaglia, Protector of the Crown, tu diventi il monarca. E tutto il danno che verrebbe inflitto a te viene invece inflitto a Protector of the Crown. Cosa vuol dire essere monarca? Lo scopriamo subito grazie a una pedina creata apposta per questa espansione. Allora, dovete sapere che normalmente all'inizio della partita nessuno è il monarca. Lo si diventa grazie a effetti come quello di questa carta. E una volta che si è il monarca si guadagna questa. La pedina il monarca, che dice che all'inizio della tua sottofase finale peschi una carta, però ogni qualvolta una creatura infligge a te danno a combattimento, il controllore di quella creatura ti scippa la corona e diventa lui monarca. Ecco perché Conspiracy Take the Crown, perché molte partite si baseranno su chi riesce a mantenere la corona, perché infatti il pescare una carta in più ogni turno è sicuramente un bonus aggiuntivo che farà molto facilmente vincere chi riesce a tenere la corona. Molto divertente, ideata per il multiplayer, per fare in maniera tale che la partita non resti in stallo, ma ci sia sempre qualcuno che cerchi di attaccare qualcun altro. Grazie a Protector of the Crown non avremo il danno prevenuto, quindi riusciremo anche a essere i monarchi per un po' più di tempo. Ma non ci sono solo carte multiplayer, ci sono anche carte adatte a Vintage, a Legacy e a Commander. Ecco per esempio Recruiter of the Guard. Questo timido 1-1 a costo 3 bianco, soldato umano, ha un effetto molto molto bello. Cosa dice? Quando entra nel campo di battaglia, puoi cercare nel tuo grimorio una carta creatura qualsiasi che però abbia costituzione 2 o meno, rivelarla e metterla in mano. È un tutore pazzesco, ci permette di prendere la stragrande maggioranza delle creature bianche, perché solitamente le creature bianche sono creature non molto grosse, quindi con due o meno di costituzione, sì, normalmente sono così. E quindi grazie a questa avremo una possibilità di scelta molto molto ampia.
però non possiamo solo prendere creature bianche, potremmo anche prendere creature di altro colore, semplicemente le bianche sono quelle che più facilmente si adatteranno a questo tipo di restrizioni. E dopo Recruiter of the Guard, ecco un'altra carta che forse la più ricercata dell'espansione, una mitica bianca nuova. Il Sanctum Prelate, un 2-2 a costo 3 di cui due bianchi, chierico umano. Mentre entra nel campo di battaglia dobbiamo scegliere un numero. Le carte magia non creatura con costo di mana convertito uguale al numero scelto non possono essere lanciate. Questo vuol dire che se ci ritroviamo contro un mazzo che basa la sua strategia magari in maniera aggressiva, avrà probabilmente molte carte a costo 1 o 2. E noi semplicemente giocando questa carta, scegliendo per esempio 2, gli annulleremo qualsiasi carta non magia a costo 2. Che dire, da sola potrebbe facilmente far vincere la partita questa carta. Veramente non male, una carta che probabilmente avrà futuro anche nei formati più vecchi di Magic. E ora vediamo invece una carta dall'aspetto multiplayer. Questa è una carta, infatti è una carta che è molto più interessante nel momento in cui ci ritroviamo contro più avversari. Perché cosa dice? Costa 2 ed è un'aura incantesimo, dice incanta una creatura. La creatura incantata non può attaccare te o un planeswalker che controlli. La creatura incantata non può bloccare le creature che tu controlli. Può tuttavia attaccare comunque i nostri avversari e comunque bloccare le creature dei nostri avversari. Questa è una sorta di carta che semiazizzagna. La mettiamo su una creatura magari anche bella grossa che non vogliamo che attacchi noi ma che attacchi gli altri. E sicuramente ci produrrà un bel vantaggio. E adesso vediamo l'ultima nuova meccanica di questa espansione, che si tratta di Council Dilemma. Ricorda molto un'altra meccanica sempre di Conspiracy 1, ma questa è una versione diciamo aggiornata di quella meccanica. Cosa dice? Costa 9, di cui 2 blu, è una stregoneria ed è mitica. Partendo con te, ogni giocatore deve votare per tempo o denaro. Per ogni voto tempo tu guadagni un turno aggiuntivo dopo quello che stai facendo. E per ogni voto denaro scegli un permanente posseduto da quel votante e ne guadagni il controllo, dopodiché esili ex proprietà. Nella prima conspiracy c'era una meccanica simile che però semplicemente guardava a quale delle due opzioni aveva vinto più voti. Quindi diciamo che la parte che perdeva il voto non contava. Ora invece ogni voto conta e influisce sull'effetto della carta. Questa per esempio, per ogni voto denaro puoi quindi prendere il controllo, rubarti qualsiasi cosa posseduta da chi ha scelto denaro, mentre con tempo avremo due turni aggiuntivi. Ora, magari a qualcuno storce il naso il fatto di dover dare la scelta del voto agli altri, ma dovete sapere che a volte possiamo prenderci i voti tutti noi. Per esempio con Illusion of Choice. Cosa dice? Costa un blu e istantaneo. Per questo turno scegli come tutti votano. Dopodiché peschi una carta. Alla faccia dei politici italiani. Questa sì che è una bella carta. E adesso Keeper of Keys. Questa carta blu costa 5 e un 4-4. Anche lei, quando entra nel campo di battaglia, come quella bianca di prima, ci permette di diventare monarca. All'inizio del tuo mantenimento, se sei il monarca, le creature e i controlli non possono essere bloccate in questo turno. Quindi, nel turno in cui entra in gioco, ci farà pescare una carta in più alla fine turno. E in più, se riusciamo a rimanere monarca, al prossimo turno tutte le nostre creature saranno imbloccabili. Quindi un doppio effetto veramente non male. Per terminare con le nuove carte blu, ecco Stunt Double. L'ultima versione del clone, una carta classica di Magic. Questa, oltre a copiare una creatura quando entra in campo di battaglia, ha anche lampo. Costa 4-0-0. Il fatto di avere lampo, diciamo che può indurre a situazioni dove coglieremo di sorpresa i nostri avversari, perché una coppia di creature in campo all'improvviso può sicuramente cambiare gli equilibri del campo di battaglia. E ora le carte nuove nere. Partiamo con Capital Punishment. Questa stregoneria costo 6, di cui due neri, anche lei ha la nuova meccanica Council Dilemma.
e dice che iniziando con te ogni giocatore vota per morte o tasse, ogni avversario sacrifica una creatura per ogni voto morte e scarta una carta per ogni voto tasse. Quindi in un colpo solo potremmo far fuori quattro creature o due creature e far scattare due carte a ogni avversario. Sicuramente una carta che può ribaltare la situazione. Ecco la carta nera che ci permette di diventare monarca, che è Custodi Lich. È un 4-2 a costo 5, quando entra in gioco diventiamo monarca. Quando noi diventiamo monarca, un giocatore bersaglio sacrifica una creatura. Quindi nello stesso momento in cui la giochiamo avremo l'effetto di diventare monarca e l'effetto che fa sacrificare una creatura. In più, se perdiamo la corona, se perdiamo lo stato di monarca, quando lo riguadagneremo si applicherà di nuovo l'effetto e fa sacrificare la creatura. Quindi sicuramente una carta da piccare presto nei draft. Ecco boss, mi ricordavo male, c'è un'altra meccanica nuova. Questa meccanica che troviamo solo nelle carte rosse. Si tratta di God. Cosa vuol dire? God è, tradotto in italiano, vorrebbe dire incitare più o meno, spronare. E vediamo perché. Per esempio su Bismirch, questa stregoneria rossa a costo 3, dice che fino alla fine del turno guadagniamo il controllo di una creatura, la stappiamo e guadagna rapidità e la incitiamo, cioè facciamo God su di essa. Cosa vuol dire? Vuol dire che quella creatura fino al nostro prossimo turno è obbligata a attaccare e deve attaccare un giocatore che non siamo noi. Quindi ci permette, quando la giochiamo, di fare un po' di danno a chi magari se lo merita in quel momento, e in più la creatura che abbiamo rubato sarà costretta ad attaccare qualcun altro. Quindi facciamo dei danni noi e poi sarà costretto l'avversario che aveva la creatura che abbiamo rubato a fare danno a qualcun altro. Una meccanica veramente dall'essenza multiplayer. E ora un ritorno di una creatura leggendaria, Grenzo. Grenzo Havoc Razer. L'abbiamo già visto in versione rosso-nera nella prima Conspiracy, questa volta è solo rosso. È un 2-2, costa 2 rossi, è una creatura leggendaria Goblin Ladro. Quando una creatura che controlli infligge danno a combattimento a un giocatore, scegli una di queste due opzioni. Incita una creatura a bersaglio che quel giocatore controlla, oppure esilia la carta in cima al grimorio di quel giocatore e fino alla fine del turno possiamo lanciare quella carta e spendere mana per lanciarla come se fosse mana di qualsiasi colore. Quindi anche se mettiamo questa carta in un mazzo mano rosso, grazie alla sua abilità potremo giocare le carte al nostro avversario. Ma la parte migliore di questa carta non è solo quella, ma anche il fatto che se siamo in uno contro uno, l'abilità di incitare dice che è obbligato ad attaccare un altro giocatore. Però visto che non ci sono altri giocatori, faremo in maniera tale che la creatura scelta sarà obbligata ad attaccare noi, perché siamo l'unico giocatore che può attaccare. E questo a volte può portare dei vantaggi. Infatti magari obbligheremo qualche creatura con l'abilità fastidiosa a attaccare noi, così che potremo bloccarla e farla fuori. E se c'è Grenzo, ci sono anche i Grenzo Ruffians, i ruffiani di Grenzo. Una creatura Goblin, costo 4-2-2, a mischia. E quando infligge danno a combattimento a un avversario, Grenzo Ruffians infligge altrettanto danno a ogni altro avversario. Quindi, è la classica situazione di mischia in cui stiamo attaccando con più creature, più avversari diversi. Normalmente solo la creatura con mischia guadagnerebbe il bonus, quindi solo la creatura con mischia infliggerebbe un buon quantitativo di danno a quell'avversario. Ma grazie all'abilità di Ruffians potremo fare quel danno a ogni avversario. Per terminare le carte nuove rosse, ecco Subterranean Tremors. Una stregoneria mitica a costo 1 rosso e X. Questa stregoneria infligge X danni a ogni creatura senza volare. Se X è 4 o più, distruggiamo anche tutti gli artefatti. E se X è 8 o più, mettiamo sul campo di battaglia una creatura 8-8 Lizard rossa pelina. Allora, ricordatevi bene che le partite multiplayer durano più a lungo, quindi questo può venire a nostro vantaggio se giochiamo una carta del genere, perché
le volte in cui riusciremo a raggiungere quel lotto che ci permette di fare tutti e tre gli effetti non saranno poche. Quindi anche questa adatta alle partite multiplayer. Ecco che tocca al verde, ecco che tocca un altro ritorno. Silvala, Heart of the Wilds, un altro personaggio già visto nella prima Conspiracy. È una creatura leggendaria, elfo esploratrice, una 2-3 a costo 3. Cosa dice? Ogni qualvolta un'altra creatura entra nel campo di battaglia, il suo controllore può pescare una carta se la forza di quella creatura è maggiore della forza di ogni altra creatura. Quindi dà un vantaggio anche ai nostri avversari, ma se il nostro mazzo è costruito attorno a creature con la forza più alta che riusciamo ad avere, saremo noi quelli che sicuramente sfrutteremo più la prima abilità di questa carta. Ma non ha solo questa abilità, neanche una seconda. Cosa dice? Con un verde e tappandola aggiungiamo X mana in qualsiasi combinazione di colori alla nostra riserva di mana, dove X è la più grande forza tra le creature che controlliamo. Quindi questa seconda abilità ci permetterà di più facilmente essere in grado di giocare creature dall'alta forza e quindi di attivare la prima abilità. E dopo Selvala, eccola, Selvala Stampede, una stregoneria rara, costo 6, di cui due verdi, a Council Dilemma. Vediamo un po' come dobbiamo votare stavolta. Iniziando con te, ogni giocatore vota per libero o selvaggio. Rivela carte dalla cima del tuo grimorio finché non riveli una carta creatura per ogni voto selvaggio. Metti quelle carte creatura sul campo di battaglia, dopodiché rimescola il tuo grimorio. Puoi inoltre mettere nel campo di battaglia una carta permanente dalla tua mano per ogni voto libero. Quindi a costo 6, se siamo in 4 o 5, questa carta ci permetterà di mettere in campo ben 5 permanenti in un colpo solo. Alcuni dalla nostra mano e alcuni dalla cima del grimorio. Non ci sono però solo meccaniche nuove in Conspiracy, ci sono anche meccaniche di altre espansioni, un po' più vecchie, che per un po' magari non si sono viste. Infatti su Splitting Slime, la creatura a costo 5, una 3-3, verde, vediamo il ritorno della meccanica Mostruosità, che era comparsa per la prima volta nell'espansione di Theros. Questa meccanica, ricordiamo un po' cosa fa. Allora, Mostruosità ha sempre un numero al fianco alla parola, che indica quanti segnalini +1/+1 metteremo su quella creatura attivando l'abilità di mostruosità, ed è una cosa che possiamo fare solo una volta. In questo caso, pagando 6 di cui 2 verdi, Splitting Slime guadagnerà 3 segnalini +1/+1 essendo mostruosità 3 e diventerà mostruosa. Quando Splitting Slime diventa mostruosa, metteremo sul campo di battaglia una pedina che è una copia di Splitting Slime. Quindi al turno 5, visto che costa 5, la metteremo in campo. Dopodiché, il turno dopo, quando avremo 6 mana, potremo farla diventare una 6-6 e creare un'altra copia. La copia non sarà ancora mostruosa, sarà una 3-3, però a sua volta, il turno dopo, potremo renderla mostruosa e continuare a produrre queste bellissime Splitting Slime. Non ci sono solo carte monocolore in Conspiracy, ma ci sono anche carte multicolore. Ecco una creatura leggendaria, Adriana, Capitana della Guardia, Captain of the Guard, 4-4 a costo 5, di cui un rosso e un bianco, a Mischia, una creatura leggendaria cavaliere umano. Mischia, vi ricordo che è un'abilità che permette alle nostre creature di guadagnare +1/+1 per ogni avversario che stiamo attaccando con una creatura, e è una meccanica che solitamente avremo su una, massimo due creature in campo, quindi riusciremo a infliggere danno in grossa quantità solo a uno o due giocatori. Però grazie a Adriana tutte le altre creature che controlliamo guadagnano Mischia, che vuol dire che nel momento in cui mandiamo l'attacco ogni creatura su un avversario diverso, in base a quanti avversari stiamo affrontando, ogni nostra creatura guadagnerà quel valore. Quindi se stiamo attaccando con tre creature e tre avversari diversi e abbiamo Adriana in campo, tutte le nostre creature prenderanno +3/+3. Un bonus veramente interessante. Ma Conspiracy, dovete sapere che contiene anche nuovi Planeswalker. Ecco infatti Daretti, Ingenious Iconoclast,
un personaggio comparso per la prima volta nei mazzi Commander in versione monorossa, questa volta ha deciso di unirsi anche al nero. Infatti è rosso nero, costo 3, entra con 3 segnalini fedeltà. Col più 1 possiamo mettere sul campo di battaglia un artefatto costrutto in colore con difensore, una pedina creatura, sul campo di battaglia. Col meno 1 possiamo sacrificare un artefatto, qualsiasi artefatto, sia la pedina che abbiamo fatto col più 1 che altri artefatti che abbiamo, e se lo facciamo possiamo distruggere un artefatto o una creatura. Quindi già così una sorta di macchina da macello. Infatti col più 1 mettiamo una pedina, poi il turno dopo la sacrifichiamo e spacchiamo qualcosa. Quindi già così niente male. Ma in più ha anche il meno 6. Ci permette di scegliere un artefatto bersaglio nel nostro cimitero o un artefatto sul campo di battaglia e copiare per 3 volte quell'artefatto. Quindi mettiamo in campo 3 pedine copie di quell'artefatto. Quindi c'è un artefatto che ci piace? Perché non averne altre 3? Sicuramente un effetto che, soprattutto se lo facciamo su artefatti magari dal costo di mana un po' alto, sicuramente avrà una grossa influenza sulla partita. In Conspiracy però non c'è solo un nuovo Planeswalker, ce ne sono ben 2, c'è anche Kaya Ghost Assassin, questa Planeswalker che è anche la protagonista dei Protegi Cards, possiamo vedere qua. È una Planeswalker bianco-nera. A costo 4 entra con 5 di fedeltà. A 0 possiamo esiliare Kaya o fino a una creatura a bersaglio. Così poi ritornerà sul campo di battaglia quella carta sotto il controllo del suo possessore all'inizio del tuo prossimo mantenimento. Per fare questo però perderemo 2 vite. Col meno 1 ogni avversario perde 2 punti vita e guadagna 2 punti vita. Col meno 2 ogni avversario scarta una carta e tu peschi una carta. Allora, sicuramente il meno 1 e il meno 2 sono effetti che, visto che influiscono su ogni avversario, sono molto più adatti a multiplayer. Una cosa che però magari a qualcuno è sfuggita è il fatto che Kaya non abbia abilità che le permettono di aumentare i suoi segnalini fedeltà. Questo perché? Perché con lo 0, se scegliamo di esiliare Kaya, lei rimarrà in esilio fino al nostro prossimo mantenimento. Quindi intanto la proteggiamo da tutti i possibili attacchi. Ma in più, quando tornerà in campo, è come se la stessimo giocando di nuovo. E quindi ripartirà da 5. Quindi noi la giochiamo, magari facciamo qualche meno 1 o qualche meno 2. E poi, con lo 0, possiamo ripartire da capo. Veramente non male. E ecco che tocca invece a Leovold Emissary of Trest. Una creatura tricolore, costa un nero, un verde e un blu, una 3-3 a costo 3. Creatura leggendaria elfo. Ogni avversario non può pescare più di una carta ogni turno. Quando un permanente che controlli oppure tu diventi il bersaglio di una magia o un'abilità che un avversario controlla, puoi pescare una carta. Quindi impedisce ai nostri avversari di pescare carte in più e se qualcuno ci dà fastidio siamo noi che ne peschiamo in più. Una combinazione veramente micidiale. Per terminare il multicolore, ecco la regina di questa espansione, la regina marchesa. Purtroppo, forse per fortuna, boss, abbiamo trovato solo foil. Che dispiacere. Eh già, che dispiacere. Vediamo un po' cosa fa. È una 3-3 a costo 4. Tricolore anche lei, costa uno di qualsiasi tipo, un rosso, un bianco e un nero. Ha tocco letale e rapidità. Quando entra nel campo di battaglia, ovviamente essendo una regina, ci permette di diventare monarca. E all'inizio del nostro mantenimento, se un avversario ha osato rubarci la corona, diventare lui il monarca, metteremo sul campo di battaglia una pedina 1-1 assassina nera con tocco letale e rapidità. Quindi, entra in gioco, diventiamo monarca, che vi ricordo che per diventare monarca servono carte come questa, e che gli avversari diventano monarca se ci infliggono danno. Con la pedina che ha rapidità è molto facile che riusciremo a riprenderci la corona, perché avendo la pedina rapidità e tocco letale, o il nostro avversario sceglierà di farsi uccidere una creatura bloccando la nostra pedina con tocco letale, o sarà costretto a ridarci il tocco. Direi che è una carta perfetta per questa serie. Carte nuove, artefatto, ce n'è solo una, che è lo Spy Kit,
Una carta veramente particolare, adatta a questa serie, perché ha un effetto che non si è mai visto. Costa 2, è un equipaggiamento, e il costo di equipaggiamento è 2. La creatura equipaggiata guadagna +1/+1 e ha tutti i nomi delle creature leggendarie in aggiunta al suo nome. Quindi ha il nome di qualsiasi carta esistente in Magic, che sia una creatura. A cosa serve? Beh, in questa espansione, essendoci le carte conspiracy che dicono che serve nominare il nome di una carta, un equipaggiamento di questo genere ci permette di fare in maniera tale che tutte le nostre conspiracy funzionino con la creatura equipaggiata. Però magari ci sono ancora altri usi che al momento magari sono ancora misteriosi e che sono ancora da scoprire, che magari la renderanno una carta degna di nota. Per terminare, come può esserci un monarca senza esserci un trono? Ecco la carta terra rara, Throne of the High City. Tappandola da mana incolore, però pagando 4, tappandola e sacrificandola, noi diventiamo il monarca. Questa, ragazzi, era l'ultima delle carte nuove introdotta a Conspiracy, sicuramente molto molto interessanti, ma non è finita qui perché ci sono anche delle ristampe altrettanto golose da vedere. Goodbye! Ed ecco anche gli accessori dedicati a Conspiracy, le sleeve, il porta deck e il tray playmat.